Eccellenza, semplicemente per chiarire le mie parole che forse sono state equivocate dagli interventi che ho sentito. Allora, bisogna capire come sempre cosa significa per confronto, nel senso che allora giovedì ci siamo incontrati, e questo l'ho detto, e avevamo un testo con degli emendamenti di cui si è discusso. Ognuno di noi ha espresso, chi in maniera civile, chi un po' meno, le sue perplessità, e poi diciamo avevamo lasciato il tecnico della segreteria a dover redigere gli emendamenti finali. Allora, ci troviamo, come invece ho detto nel mio intervento, che gli emendamenti proposti oggi non è che solo recepiscono quello che ci siamo detti giovedì, eventualmente, perché potevano anche non recepire quello che l'opposizione ha detto, no? Quindi questo confronto lo riconosco, però introducono delle cose che non c'erano nella riunione di giovedì, o se c'erano, perché poi è venuta fuori anche questa cosa qua, era semplicemente un foglio sul tavolo dove si dice metteremo anche queste cose qua. Però non ne abbiamo discusso, per esempio non abbiamo discusso sul famigerato articolo appunto che avete introdotto, quello che a mio avviso, perché diciamolo, questo è vero a questo punto, perché tanto alla fine passerà, perché avete la maggioranza dei voti, dove si passa da una sanatoria ad un condono, perché se andiamo a togliere, se si estinguono i reati, resta solo il pagamento di una sanzione. Quindi a questo punto non si parla più di sanatoria, ma si parla di condono, perché la pena è estinta. Quindi questa cosa qui è un cambiamento di principio che sinceramente mi sono sentito pugnalato alle spalle, o comunque preso per i fondelli, per parlar bene, dopo che ci vediamo di sotto 3 giorni fa e portate non una modifichina, ma una cosa sostanziale che era sul tavolo e che avete detto giusto, la inseriremo. Allora, almeno avere un attimo il pudore di andare a dire, beh, quello che sta dicendo consigliere Forcellini forse in parte è anche vero. Ci sono anche altre modifiche che adesso stiamo guardando virgola per virgola, ve lo posso assicurare, sono diverse rispetto a quelle che guardavamo giovedì. Se questo fa parte del vecchio metodo, che sinceramente io non conoscevo, può darsi, perché ripeto, io non lo conoscevo, ma se il metodo di adesso.sm è questo qui, a me non piace proprio per niente, nel senso che, ripeto, veniamo anche delegittimati e abbiamo perso il nostro tempo giovedì nel nostro incontro. Quindi io ripeto, l'ho chiesto anche prima in maniera velata, adesso lo chiedo meglio, di sospendere un attimo i lavori per vedere questi 3 emendamenti nuovi, per capire se effettivamente, cioè come sono nati, perché ce li troviamo qui tra capo e collo. Ecco, questa è una richiesta che rimetto in cornice in modo chiaro e tondo, e che appunto ovviamente chiedo ufficialmente alle loro eccellenze. Grazie.